Faccio fotografia da tanti anni, eppure questa sensazione mi sembra sempre nuova, si rinnova continuamente, ovvero vedere una mia fotografia stampata. È qualcosa di indescrivibile perché spendiamo tanto tempo nell'elaborare le nostre fotografie, nel trovare i giusti toni, il giusto stile, i giusti colori, le giuste esposizioni e poi spesso le lasciamo morire in un hard disk o su un social network. E secondo me ciò accade perché c'è un aspetto che ci blocca, ovvero aver provato a stampare in determinate situazioni e aver ricevuto un risultato non perfettamente coerente con quello che ci aspettavamo. Tutti ci siamo passati. C'è un modo per ovviare a questo problema e ottenere esattamente in stampa quello che desideriamo. E sono i profili ICC. Recentemente ho chiacchierato con i miei amici di Sal Digital e abbiamo deciso di creare questo nuovo contenuto in collaborazione perché penso che sia un tema veramente importante. Ricordo che in passato mi spaventava il termine profilo ICC perché dicevo qua c'è da studiare, non ho voglia, non lo so. Non vi preoccupate, vi ho creato un breve tutorial dove vi mostro come vengono utilizzati. Sal Digital ci dà a disposizione i profili per ogni singola carta disponibile, ovviamente gratuitamente. L'unica cosa di cui avrete bisogno è un monitor calibrato, non c'è assolutamente bisogno di avere monitor di fascia altissima o calibratori da 3000 euro. E ovviamente un software come Photoshop o Lightroom. Io utilizzo Photoshop e vi mostrerò Photoshop per questo processo perché, a mio parere, ci dà un po' più di possibilità. Vi mostro subito il tutorial che vi ho preparato e poi facciamo una breve chiacchierata. Eccoci qua, prima di iniziare a parlare di profili ICC e vedere un po' come funzionano, andiamo sul sito di Sal Digital e ci procuriamo i profili che ci servono. Saldigital.it, andiamo in fondo alla pagina, sotto servizio clienti clicchiamo su profilo ICC. Qui troviamo due cose interessanti, i profili stessi e le relative informazioni e questi due link a due pagine che vi spiegano letteralmente in due righe come installare i vostri profili su Mac oppure su Windows, su Photoshop oppure su Lightroom. Quindi non starò a spiegarvelo perché è veramente super semplice. Qui abbiamo tutti i vari profili che ci servono, suddivisi per categoria di prodotto e per tipologia di carta. Nel mio caso andrò a stampare un fotoquadro Gallery Print, quindi ci clicco e lo scarico, e un fotoquadro metacrilato. Poi farò anche qualche stampa fine art, funziona esattamente allo stesso modo. Quando scaricate e installate i profili non chiudete questa pagina perché queste informazioni vi torneranno molto utili per settare i vostri profili. Ma non perdiamoci in chiacchiere, vi faccio subito vedere. Andiamo su Photoshop. Ok, eccoci su Photoshop. Ho caricato 3 JPEG ridimensionati semplicemente per alleggerire il carico di lavoro al Mac che sta già registrando il video e l'audio di questo contenuto, quindi è solamente un fattore pratico. Però vi mostro in ogni caso il processo per andare a utilizzare i profili ICC e soprattutto perché sono così importanti. Considerate che noi siamo nella fase finale, quindi abbiamo editato, ritoccato e sistemato le nostre fotografie. Abbiamo scelto il tipo di carta da utilizzare per stampare le nostre fotografie. Ci manca solamente di salvarle, ma prima visualizza, imposta prova, personale. Se abbiamo installato correttamente i profili delle carte selezionate, li troveremo semplicemente qui. Per quanto riguarda la foto di questo fiore, voglio utilizzare un Gallery Print, quindi vado a selezionare il profilo ICC, Sal Digital, Gallery Print. Ora, andiamo a guardare se le impostazioni che ci fornisce Sal Digital sono queste, quindi qui dobbiamo mettere percettiva, poi compensazione del punto di nero è corretto, simula carta disattivato. Perfetto. Avrete notato che la foto è leggermente cambiata. Se andiamo su visualizza, prova colori, qui abbiamo anche la scorciatoia e la tastiera, possiamo disattivare o riattivare il nostro profilo ICC. E ora capirete in maniera molto pratica, immagino, perché sono così importanti. Perché se io stampassi questa fotografia con questa color su Gallery Print otterrei questo risultato. Potrebbe andarmi bene, oppure potrei voler qualcosa di diverso. In questo caso andrei semplicemente a creare per esempio una curva, ora faccio tutto molto alla veloce giusto per farvi un esempio, e dare un po' di contrasto.
piuttosto che andare a sbilanciare leggermente il colore per togliere quella dominante che è venuta fuori. Quindi mettiamo un po' di blu, qui mettiamo un po' di magenta, per esempio, e fare varie modifiche. Io preferisco utilizzare Photoshop con i profili CC perché mi dà la possibilità anche di creare delle maschere, di fare insomma delle modifiche molto più raffinate, molto più precise rispetto a Lightroom, anche se Lightroom va benissimo, è solo una cosa maniacale. Io vi consiglio Photoshop. Quindi una volta che abbiamo fatto il tutto, saremo pronti per andare a fare file, salva con nome, scegliere ovviamente JPEG, incorporare il profilo sRGB, assolutamente non incorporare il profilo ICC perché non ci serve più. Salviamo e andiamo in stampa. Questo è un esempio. Proviamo con qualche altro scatto. Quindi questo scatto io lo voglio provare a stampare in metacrilato perché sono molto incuriosito dal materiale. Quindi visualizza, imposta prova personale. Andiamo a selezionare il profilo del metacrilato che era questo. Vediamo cosa ci dice Saldigital. Percettiva, compensazione attiva e simulacarta disattiva. Ok, vediamo la differenza. Questo è il prima e questo è il dopo. Vedete, questa è cambiata molto meno, però ha perso qualche punto di contrasto che mi interessa. Quindi anche in questo caso, per esempio, andrei sulle curve. Creerei una comunissima curva ad S e andrei a fare delle piccole modifiche finché non sono pienamente soddisfatto di quello che vedo. Abbiamo anche questo scatto. Questa foto la voglio stampare con qualche carta fine art per fare delle prove. Sicuramente il Photorag che è qua già selezionato. Quindi per il Photorag i ragazzi di Saldigital ci dicono metrico relativo, ok, c'è già. Compensazione del punto di nero e simulacarta disattivato. Perfetto, andiamo a vedere cosa fa. Quindi il prima e il dopo. Vedete, qui ci sono delle modifiche proprio a livello di neri. Quindi, per esempio, potremmo o accettare questa condizione oppure semplicemente andare a lavorare un po' con una bella curva e cercare di ottenere un risultato che ci piace. Non è una sfida a riprodurre esattamente la stessa identica fotografia che abbiamo originariamente, eh? Semplicemente dire ok, Photorag è una stampa opaca, voglio che i neri siano di questa intensità, voglio che i mezzi toni, i contrasti siano in questo modo, i colori, eccetera, eccetera. Anche qui, per esempio, potrei decidere di aumentare un po' la vividezza. Quindi potrei mettere la vividezza a un bel 16, che mi dà un po' più di tono e mi permette di isolare più facilmente, diciamo, i nostri soggetti. Insomma, avete capito che i profili CC servono per non avere brutte sorprese. Fatto questo, si vanno a salvare le nostre foto e si passa alla splendida app di Saldigital che è comodissima e ora vi faccio vedere in pochi secondi. Questa è l'applicazione di Saldigital che potete ovviamente scaricare dal loro sito e vi consiglio di scaricarla perché la trovo molto più comoda per fare degli ordini. Vi faccio un esempio, fotoquadri. Andiamo a prendere Gallery Print, quindi per stampare per esempio il nostro fiore, 40x60. Come superficie farò uno strappo alla regola e sceglierò il lucido, voglio provare a fare qualcosa di diverso dal solito, con profilo in alluminio, quindi potete già appenderla, questa è una cosa comodissima di Saldigital, orientamento orizzontale, crea. Ok, adesso io ho fatto una cartella, stampe sal. Quindi questa qui l'ho preparata per il Gallery Print. La selezioniamo, facciamo attivare layout automatico qui in alto. E lui ce l'adatta, vedete che non ci sono margini o altro, altrimenti potete poi scegliere altri layout. Veramente comodissimo, io voglio farla al vivo, quindi mi andrà benone così. Aggiungi il prodotto al carrello. Qui ci chiede di confermare, quindi lucido con profilo in alluminio. Aggiungi il prodotto al carrello. Non vogliamo effetti ombra. Qua diamo un nome, quindi per esempio fiore Gallery Print e salva. Come avete visto, utilizzare i profili CC è veramente semplice e soprattutto utile, efficace e fondamentale, oserei dire.
Esal Digital ci mette a disposizione tutto ciò di cui abbiamo bisogno gratuitamente. E credetemi che non è assolutamente una cosa scontata. Vi do anche un altro consiglio per quanto riguarda la scelta del supporto, la scelta della carta sulla quale andare a stampare. Esal Digital offre i suoi campionari sia per quanto riguarda i fotoquadri sia per quanto riguarda le stampe. Io li ho presi e li trovo veramente comodi perché nel momento in cui ho una fotografia dico ok, vorrei una carta opaca, mediamente per esempio, e da lì vado a scegliere quale tipologia di carta utilizzare. Ovviamente avendola tra le mani mi rendo subito conto se devo dare un po' più di vividezza, devo dare un po' più di esposizione, insomma riesco a percepirne le caratteristiche. Per i fotoquadri invece vi rendete effettivamente conto di cosa andate ad ordinare. Sono tutti bellissimi, io ne ho vari a dire la verità, quindi cadete sempre in piedi. Però magari una persona vuole un determinato tipo di prodotto e così vai a colpo sicuro, molto semplicemente. Apriamo una piccola parentesi finale prima di salutarci, vi parlo delle foto che ho stampato e cerco di mostrarvi qualcosa. Dico cerco perché chiaramente in video e in foto è difficile trasmettere la bellezza di una stampa. Vuoi per i riflessi, vuoi per il fatto che non puoi toccarla con mano, vederla, respirarla, però in ogni caso si capisce sicuramente la qualità. Allora, i fotoquadri sono bellissimi, il gallery print sembra veramente rubato da un museo, ha dei contrasti incredibilmente profondi e riesce ad arrivare a dei livelli di colore che sinceramente raramente ho visto in una stampa. Per quanto riguarda l'altro fotoquadro, il metacrilato, ero super curioso, non sapevo di cosa si trattasse, provatelo perché è un materiale veramente, veramente interessante, è super nitido, sembra quasi che sia tridimensionale, cioè dove c'è il fuoco viene fuori e dove man mano si sfoca per via dell'obiettivo sembra proprio che si allontani. È un effetto molto particolare che mi è piaciuto tantissimo e ho scelto la foto giusta probabilmente. Per quanto invece riguarda le stampe fine art, ho testato tre carte, la Barita, la Fotoraga e la German Etching. Vi dico un po' quello che penso. Allora, la Barita è la carta che consiglio praticamente a tutti quelli che si approcciano e non sanno che carta scegliere. Per me è la carta onesta, non è né lucida né opaca, è nitida al giusto, riesce a gestire praticamente qualsiasi tipo di colore, è la carta onesta, quindi ottimi risultati con la Barita, praticamente sempre. La Fotoraga e la German Etching sono due opache, sono molto grezze, molto pesanti, molto artigianali, vi danno proprio quel senso. A me piacciono tanto, però dipende dalla tipologia di fotografie. Quindi se avete fotografie molto luminose, molto sature, probabilmente non sono le carte giuste. Se avete fotografie molto cupe, molto dark come le mie, potrebbero fare al caso vostro. Bisogna stare un po' attenti con i contrasti, soprattutto con la Fotoraga dovete fare ben attenzione perché a volte si mangia un po' il nero, quindi dovete comunque fornire un file il più corretto possibile appunto tramite il profilo ICC, mentre la German Etching è più grezza, è molto più grezza, però è più gestibile sia per quanto riguarda la vividezza sia per quanto riguarda i contrasti. Io ho detto tutto, ringrazio Esal Digital per questa nuova collaborazione e per avermi permesso di stampare le mie fotografie, sono super soddisfatto, ma ormai con Sal si va veramente a colpo sicuro. Vi lascio il loro link qui sotto in descrizione, se avete dubbi, domande, problemi scriveteli pure qui sotto nei commenti che vi risponderò molto volentieri. Io vi auguro una buona continuazione, buona stampa e soprattutto buona luce.